Innanzitutto buon pomeriggio a tutti e grazie. Oggi è la mia prima volta qui da relatrice al Web Marketing Festival e come prima volta mi sono detta voglio che sia straordinario. Così solo un attimo, forse controlliamo solo il microfono per cortesia, riuscire di parlare dentro. Va bene? Ok, perfetto, okay, grazie ricomincio. Mille. Scusami. Allora, di nuovo buon pomeriggio a tutti e grazie. Oggi è la mia prima volta da relatrice qui al Web Marketing Festival e come prima volta avrei voluto che fosse straordinaria. Così ho pensato. Di cosa parlo di venerdì pomeriggio alle 17.30 con un party spiaggia che ci attende quasi 40 gradi? Bene, parlo del mio miglior caso di successo, parlo della mia fantastica esperienza in Kumo come relatrice e come sales director da quasi 2 anni per il mercato italiano. E invece no. Visto che siamo tra colleghi, ho deciso di parlare della mia real life, ho deciso di parlare della mia peggiore esperienza, ho deciso di parlare del mio peggior cliente. Happy to introduce you, my new customers, Jonathan. In realtà il cliente ideale non esiste, come l'uomo ideale. Ho scelto Jonathan perché a me servivano delle immagini belle da inserire in presentazione, che non fossero solo icone o carrelli, quasi sempre abbandonati in ambito e-commerce. Comunque, a parte gli scherzi, vediamo insieme chi è Jonathan. Allora, Jonathan è il CEO di un fashion brand con un posizionamento premium, vende offline tra i 20 e i 30 milioni. Cosa vuole fare Jonathan? Jonathan vuole vendere online e soprattutto vuole internazionalizzare il suo business. Purtroppo per me, ragazzi, Jonathan ha grandissime aspettative, ma poche competenze in ambito digital. Bene, nonostante il GDPR, mi sono permessa di copiare l'ultima conversazione che ho avuto con Jonathan. Ciao Jonathan, come stai? Tutto bene? Abbiamo preso queste importanti decisioni, definito obiettivi, strategie? Lui mi dice, certo Anastasia, allora siamo ancora indecisi se scegliere voi o Magento, ma al di là di questo siamo convinti di partire e soprattutto vogliamo internazionalizzare il brand immediatamente. Bene Jonathan, quando parliamo di internazionalizzazione, hai pensato dei paesi di riferimento? Lui mi dice, certo Anastasia, innanzitutto voglio partire dall'Europa, poi aggiungerei la Russia, maybe l'India, Corea del Sud, Giappone e poi ovviamente tutto il mondo. Ok Jonathan, facciamo un po' d'ordine. In questi paesi che hai citato, hai già un turnover offline attivo? E soprattutto, quanti distributori hai? Lui mi dice, guarda Anastasia, in realtà ho solo un distributore in Spagna, uno in Francia, il turnover dovrei verificarlo con la mia segretaria, ma non è un granché, più o meno 800.000 euro in Spagna, 1 milione in Francia. Ok Jonathan, come pensi di gestire la logistica? Pensi di localizzarla in quel paese o pensi di gestirla in autonomia con la tua azienda? Guarda, non ci ho ancora pensato. Bene Jonathan, dovresti pensarci perché la logistica B2B è completamente diversa dalla logistica B2C, quindi questo è il primo problema. Jonathan, altre 2 domande veloci. Sistemi di pagamento? Dice, guarda Anastasia, pensavo PayPal. Ok, ultima domanda. Hai fatto un'analisi di mercato? Purtroppo ragazzi, Jonathan non ha nessuna risposta a tutte le mie domande. Bene, per chi fa il mio lavoro e soprattutto in questo momento è stressato dai target di fine quarter e deve raggiungerli in qualche modo, deve anche riconoscere che vendere oggi significa soprattutto formare il cliente e dargli gli strumenti utili alla comprensione di ciò che si sta offrendo. Infatti, quando parliamo di distanze tra paesi, dobbiamo pensare che le distanze possono essere culturali. Pensiamo alle lingue diverse, alle etnie, agli usi, costumi, religioni. Pensiamo alle distanze amministrative, come la moneta unica condivisa. Pensiamo alle distanze economiche. Pensiamo anche alle distanze geografiche. Immagino la vendita di beverage food, okay? Quindi tutti i prodotti deperibili. Facciamo un gioco. Jonathan ha deciso di vendere in India. Bene, qual è secondo voi il sistema di pagamento più utilizzato in India? È bank transfer, cash on delivery, credit card o e-wallet? Qualcuno di voi lo sa? Bene, saperlo è importante, perché Google ci dice che il 67% dei consumatori abbandona il carrello e non conclude l'ordine se non supporta il sistema di pagamento utilizzato. E-wallet. Infatti, il mercato dell'unbanked, cioè per le persone senza bank account, sta crescendo ad un ritmo esponenziale in India e sta rendendo possibile ciò che prima non era possibile in ambito e-commerce. Infatti, l'e-wallet è nato nel 2016 e man mano sta crescendo. Sappiamo anche che
L'Italia è un paese leader per esportazioni, è il nono paese esportatore al mondo, è il terzo paese per crescita export e l'export rappresenta un terzo del PIL nazionale. Purtroppo per noi italiani ancora poche imprese esportano online, solo il 35% investono in digital. Per non parlare del grande divario tra regioni italiane, tra nord e sud, e ve lo dice una persona che viene dalla Puglia. Quindi, mio caro Jonathan, concludo dicendo che per identificare e cogliere le opportunità di crescita internazionale serve una visione chiara, una strategia di medio e lungo termine, online e offline, e la giusta piattaforma tecnologica. Guarda caso, Jonathan, noi siamo proprio la tua soluzione. Allora, Kumo nasce in Italia, ma l'headquarter è a Dublino, ha sede in Italia a Torino e in Spagna a Barcellona. Kumo è l'unica piattaforma italiana che è entrata a far parte del Magic Quadrant, premiata da Gartner nel 2017. Noi siamo una soluzione in SaaS e in cloud e il nostro server garantisce il 99,98% di uptime. Noi ci definiamo come una soluzione scritta dall'e-commerce manager. Questo perché la nostra storia comincia 20 anni fa, come web agency, e poi ci siamo evoluti in software 7 anni fa. Il team ovviamente è internazionale. Kumo lavora con un metodo nuovo, innovativo, è un metodo agile. E non esistono versioni di Kumo, non c'è una versione Kumo 1, Kumo 2, 1.7, 1.8... come insomma quelli che sono i nostri competitor. Lavoriamo a sprint di 3 settimane, il nostro è un work in progress continuo. Noi raccogliamo continuamente i feedback dei nostri clienti e li introduciamo in piattaforma. Gli aggiornamenti sono gratuiti e rilasciati ogni 3 settimane. Questo ci permette di essere più veloci, di integrarci anche con sistemi integrator, in modo molto più veloce. Bene, questi alcuni dei clienti che hanno lavorato con noi, continuano a lavorare con noi. Infatti abbiamo generato quasi 1 billion di transazioni nell'ultimo anno con la nostra tecnologia. Allora ragazzi, Jonathan purtroppo ancora non mi segue. Qual è il suo goal? Il suo goal è internazionalizzare, quindi mi dice ok, sono convinto di Kumo, valutiamola meglio, però voglio capire quali sono le caratteristiche solo legate all'internazionalizzazione della presente in piattaforma. Quindi adesso le vedremo velocemente insieme con alcuni screenshot che mi sono permessa di fare. Allora, la prima funzionalità sicuramente è multilanguages, cioè la piattaforma, se vuole internazionalizzare, deve avere più lingue. Questo sembra ovvio, ma la maggior parte delle tecnologie non ce l'hanno. Noi abbiamo già 25 lingue attive, attivare una nostra lingua basta un click, e soprattutto se si vuole aggiungere una lingua si può fare molto velocemente, già in uno sprint di lavoro. Seconda cosa, geopricing. Ok, tutti parliamo di geopricing. Geopricing in Kumo è non solo cambio il prezzo in base al paese di riferimento, ma cambio il prezzo anche in base al buyer. Pensiamo infatti magari ad attivare una promozione per il B2B, per Amazon, per eBay. Infatti siamo anche integrati con vari marketplace. Ma soprattutto parliamo anche di geotargeting, quindi darci la possibilità di cambiare i contenuti in base sempre al paese di riferimento. Pensiamo ai saldi, i saldi partono ovviamente in momenti differenti in tutto il mondo e quindi cambiare il banner in UK, questo verrà fatto in un momento diverso rispetto all'Italia. Questo è un caso di studio molto interessante, questo è un cliente italiano, Miss Bikini e le Piacentini, in realtà lui ha 2 brand e tutti e 2 brand risiedono su una sola piattaforma che gestisce lui, quindi con un'unica partita IVA lui riesce a gestire 2 front-end differenti. Noi abbiamo la possibilità di gestire infiniti front-end. Questa cosa l'abbiamo fatta anche, per esempio, se avete voglia di andarlo a vedere, con un altro cliente che si chiama Fabi Shoes, sempre un cliente italiano, mi va di citare clienti italiani visto che siamo in Italia, un cliente delle Marche, ha un turnover importante online. Lui ha realizzato un front-end per l'Europa e un front-end per la Russia, avendo un business in Russia molto importante e l'immagine in Russia è un po' diversa rispetto al gusto europeo, ha deciso di realizzare 2 contenuti completamente diversi. Quindi questo, la tecnologia ti permette di far questo. Kumo ti permette anche appunto di vendere su più canali e questo è fondamentale per l'internazionalizzazione, quindi ti permette di vendere innanzitutto sul tuo canale B2C, quindi sul sito ufficiale, però ti permette anche attraverso il modulo B2B di attivare quello, quindi il buyer si può logare tramite login,
usare password, provvedere attraverso il suo listino, i suoi prodotti e poi applicare anche una scontistica per quel buyer di riferimento, ti permette di vendere anche attraverso i marketplace. Uno dei motivi per cui noi siamo entrati nel Magic Quadrant è proprio questo: siamo integrati ad Amazon eBay e siamo anche integrati a Farfetch, siamo integrati anche ad altri marketplace specializzati nel mercato luxury come Intramirror, Kuzum, Champing. E poi ovviamente l'omnichannel, quindi abbiamo un modulo omnichannel attivo in piattaforma e il click and collect, delivery store, multi delivery sono tutte funzionalità che noi supportiamo. Abbiamo realizzato, siamo stati i primi in realtà in Italia a realizzare un progetto di omnichannel, l'abbiamo fatto col gruppo Miroglio Motivi 8 anni fa, l'abbiamo realizzato nuovamente, vi cito ovviamente i case studies più grandi, poi abbiamo tanti anche retail multibrand che fanno questo, l'abbiamo rifatto l'anno scorso con Camomilla Italia, dove abbiamo integrato 200 punti vendita, di cui 120 direzionali, e lì abbiamo realizzato l'omnichannel completa, dove la signora Maria che è a Napoli e vuole scegliere il negozio Camomilla Italia più vicino a lei può farlo, basta andare sul sito Camomilla, ci sono 4 store Camomilla Italia a Napoli, lo store, il sito gli dà le dà la possibilità di segnalarle lo store più vicino, poi se la signora Maria va in quello store, ritira una maglia e poi è in viaggio a Roma e decide a Roma di cambiarla, è una cosa che può fare, quindi una full omnichannel, quindi click and collect, drop shipping, ma anche geo targeting. Bene, andiamo avanti. Kumo cos'ha in più? Io quando dico che è stata scritta da e-commerce manager lo dico anche in questo contesto, cioè Kumo ha un distributor order management che segue tutto il percorso di vendita dall'inizio alla fine, quindi aggiorna anche tutto lo stato dell'ordine. Faccio degli esempi. Ovviamente di fulfillment, cioè fulfillment può essere per il physical store, per central warehouse, per il dropshipping, ma quello che noi facciamo anche è integrare diversi magazzini e possiamo anche priorizzare i magazzini rispetto a un altro, quindi se ci andiamo a integrare con 6 magazzini diversi, e questo l'abbiamo fatto adesso con, ultimamente con CP Company, un altro brand italiano che seguiamo, ovviamente lì ci siamo integrati con 6 magazzini, c'è il magazzino direzionale in Italia, ce ne sono altri in UK, uno in Giappone, uno in Cina, e ovviamente noi diamo priorità rispetto a quello che è il prodotto di riferimento. Riusciamo a gestire anche la multispedizione. Ricordo una mia amica spagnola che ha comprato per Natale, per regalo di Natale a tutti i suoi amici, delle flip-flop Hawaii Ananas, e con un unico ordine è riuscita a spedire a tutti i suoi amici nel mondo. Bene, cosa facciamo? Nel corso degli anni ci siamo anche integrati con tantissimi sistemi di pagamento, con tantissimi software per la personalizzazione, ci siamo integrati con tool di marketing e tutto ciò che è customer engagement. Ovviamente tutti questi tool sono integrati in tecnologia, noi abbiamo una sezione che si chiama One Click Integration e questa sezione veramente con un click ti dà la possibilità già di integrarti con Stripe, con Agent, eccetera. Non devi comprare plugin di terze parti, non devi scrivere codice per far questo e soprattutto non c'è un costo, quindi molto differente da quello che fanno i nostri competitor. Bene. Unfortunately, Jonathan ancora non mi segue, non riesce a capirmi. Sarà per il mio forte accento italiano quando parlo inglese. Così non posso far altro che chiedere un piccolo aiutino alla mia collega madrelingua. Shona, can you help me, please? Okay, so with all that in mind, let's actually look at 5 key things that are often overlooked in our experience with retailers that sell internationally. So the first aspect that you should consider is your supply chain. So how are you going to get your products from where they are to where your international customers are? How are you actually going to reduce the delivery times? You need to really handle and sort out your cross-border trading when it comes to international deliveries. And there's 2 ways that you can do that. The first is through warehouse management. As we previously mentioned earlier, there are a couple of different options when it comes to how you can deliver your products in an efficient time manner. Maybe you have a central warehouse, so that's shipping all of your products from one warehouse, which you might do if you work in one market only. But it might not make sense if you are selling in international markets. It might make sense to open up a new warehouse in another country, in another territory that are closer to your international customers. You can also drop ship your orders through pick, pack, and dispatch.
And it's important that you have a distributed order management system that can handle the complexities that are often involved in international expansion. When it comes to deliveries, there is a huge difference between delivering items on time and delivering them quickly. Your customers may know sometimes that when you sell internationally, you may not always be able to deliver next day delivery, like you may do in Italy right now. But it's important to be transparent and upfront about that information, have it accessible on your website, because customers want that information upfront. So, to be absolutely clear, you'll need the final cost to the customer and their expected delivery date as well. When it comes to localization, it can be really complex when it comes to taxes, fees, tariffs. So it's important from a business perspective that you understand the markets and the taxes that are applicable in each of the markets that you're selling into. If you fail to meet compliance in any of these markets, you're going to put a halt to those expansion plans, but you're also going to cost yourself more money in the long term. There's a lot of great consultants that we work with that specialize in tax in cross-border trading. It's worth investing in speaking to some of those. So consult with an expert. Talk to people that know what they're doing. Find technology that can support you in your international expansion. Can your e-commerce platform support you? Can your technologies that you are using also support you? Are they multi-language? Are they multi-currency? Make sure that you are registered for VAT in each of the markets that you're selling into. There's various revenue thresholds for each market. And make sure you translate your stores, not just a literal translation, but actually invest in translation services to make sure that your messaging is resonating with your customers in various different markets. When it comes to payments, there are so many different payments out there, and many markets have various preferred payment methods. For example, there's 50 countries in Europe. Each single country in Europe has a preferred payment method. So are you aware of the payment method that is applicable to your customers in that market? If so, is it possible that you can integrate those payment methods on your e-commerce platform? It's important to do your research, understand what's preferred per market and per customer. There's a lot of different trends out there. Some of you may be aware of buy now and pay later. Klarna is a big player in this space. Depending on the retailer, depending on the brand and the product, spread finance is also a huge option, especially in fast fashion these days. Mobile wallets, Amazon Pay, and even cryptocurrencies. The next step is looking at promotions and personalization. So it's important to understand, do you know the national advertising laws in each of the markets that you're selling into? Do you know when the major sales are? Is it just Christmas time, Black Friday, Cyber Monday? What's important in the markets? When do they have sales? When should you be selling your products? When should you be having a promotion? It's important that you understand the communication preferences from a cultural aspect in each of these markets, because your message isn't going to be the same across the world. It's going to vary. So you'll need to understand that too. And the fifth step, which is marketplaces. Marketplaces have so many benefits to you as a retailer, an online retailer. It can help with brand exposure and positioning. It can help you control your brand even further. Of course, it will help you bring traffic, which is what we all want, but it's a great stockpiling opportunity as well. Similar to payments, though, there are a lot of different marketplaces. So depending on the product that you are selling, depends on the marketplace that is applicable to you. You can see the amount of marketplaces here per region, per country. It varies throughout. And make sure then that your e-commerce platform can connect with those marketplaces so you can synchronize the stock and the inventory across all of your channels. So Anastasia, maybe you can actually talk through some case studies and talk us through the customer journey. Okay, perfect. Okay.
Ok, allora un recap veloce. Allora, abbiamo imparato con Shona che i punti importanti per affrontare l'internazionalizzazione a livello globale sono supply chain, localization, payment, promotion e marketplace. Ora vediamo un po' quello che abbiamo fatto con alcuni dei nostri clienti sempre per il mercato italiano. Allora, innanzitutto Blauer. Allora, Blauer è un cliente, è un brand storico americano che ha unito un po' il gusto del capispalla ispirato ai corpi di polizia, al terrorism, al made in Italy fondamentalmente. Allora, Blauer ha uno scontrino medio molto alto e la bellezza di Blauer è che con noi da 6 anni e vende online in oltre 50 paesi, tra cui Africa, sud-est asiatico, eccetera. Allora, i risultati che abbiamo avuto con Blauer sono questi qua. Allora, ripeto che è con noi da 6 anni e ha incrementato quest'anno il turnover di quasi il 50% rispetto all'anno precedente. Il ROI è pari a 10 volte l'investimento e soprattutto in ambito di internazionalizzazione lui ha investito tantissimo in Germania e appunto ha ricevuto oltre l'80% del 2018 rispetto al 2017. Per quanto riguarda Slam, allora Slam è sempre un marchio storico italiano nato a Genova nel 1979 per appassionati di vela. Poi dalla passione per la vela il marchio si è evoluto, è cresciuto e ha anche integrato prodotti di sportwear. Infatti anche il logo di Slam ricorda un po' il percorso di una regata. Anche Slam vende in quasi 50 paesi, Europa e Stati Uniti sono il suo focus, è con noi da diversi anni. I risultati che abbiamo avuto, allora la bellezza di Slam è che noi l'abbiamo migrato da Magento in 12 settimane e questa possibilità te la dà solo una soluzione in cloud e in SaaS. In termini di internazionalizzazione, loro hanno avuto dei bellissimi risultati in questo quarter in Spagna, quindi più del 90%, e comunque l'investimento generale prevede un più 120%. And then we have La Sportiva. You may recognize them. They're a world leader of climbing and hiking gear. When we launched with La Sportiva back in 2016, the most important thing for them was a fast time to market. They wanted their store up and running really, really quickly. So we had those live within 4 weeks. And it was quite complex as they were shipping to 50 different countries. So our platform had to handle that for them. Some of the main benefits for them, even though they had a lot of traffic on their older e-shop, we were able to flawlessly migrate all of that to Kumo. And we increased their traffic by 110% in 3 weeks. They went live in 4 weeks. Their online sales went from 0 to 85,000. And month on month, they continued to have really great growth of 15%. One of our most recent case studies is MotoGP. Not only do we look after online for MotoGP, but we also look after the offline presence as well, delivering a full omni-channel solution. With MotoGP, we partnered with them through a recent touchscreen, which essentially was an on-site temporary store. What this allows customers to do is to check out via touchscreens and actually check out with Amazon Pay using a QR code. So this ensures that customers can check out more efficiently, there's less delays, there's less queues, and we actually have this downstairs at our booth today if anybody would like to try it. Ok, concludiamo quindi con questa frase, questa quote che io adoro tantissimo, è proprio translation is not localization, quindi questo un po' ci deve accompagnare in tutto quello che abbiamo raccontato finora. E se vi sentite un po' Jonathan, io e Shona saremo qui per i prossimi 10 minuti se avete voglia di farci domande e vi aspettiamo anche domani presso il nostro stand. Grazie mille. Grazie mille Anastasia, thank you very much Shona. Abbiamo 5-6 minuti per qualche domanda se avete piacere. Nel frattempo vi ricordo che potete votare gli interventi su status.webmarketing.it e non è il caso che vi ricordi che stasera c'è la festa, questo è sicuro. Domande? Arrivo.
grazie dell'intervento, è stato molto chiaro. Mi ha fatto molto piacere finalmente trovare un servizio, diciamo così, che tiene a mente, no, anche il discorso delle aliquote internazionali, che normalmente non trovo. Soprattutto finalmente ho trovato qualcuno che c'ha ben chiaro le normative, perché per esempio noi facciamo anche dropshipping, facciamo siti conto terzi, ci troviamo in grave difficoltà nella gestione per i siti di piccole dimensioni, non dico per le grandi aziende che non hanno problema di aprire una partita IVA su ogni paese di riferimento, ma c'è il problema invece per le piccole aziende che non fanno un fatturato oltre 35.000 euro nel resto d'Europa o 100.000 euro in Germania, e quindi non possono aprire una partita IVA perché sennò uscirebbero fuori. Quindi la domanda è: quindi il vostro sistema tiene conto di questo, e anche il discorso di fatturazione elettronica, e poi soprattutto i marketplace come vengono integrati? Perché attualmente Amazon la fatturazione elettronica ce l'ha integrata in Italia, ma se uno deve tener conto di questo del discorso che ho fatto prima, ancora non ce l'ha integrato, quindi uno può attivare in Italia, però se vendo all'estero dopo ho problemi. Esatto. Come lo risolvete? Dico che la nostra tecnologia supporta il multivat. Ok, scusa, non sono abituata ai microfoni. Allora, io quando dico che la nostra tecnologia supporta il multivat, significa che è il geopricing, significa che ti dà questa possibilità. Noi siamo anche compliant per quanto riguarda fatturazione elettronica per l'Italia, eccetera. Quando parlo di integrazione con i marketplace, Amazon, eBay, parlo di un'integrazione che è stata sviluppata soprattutto a livello di catalogo. Cioè, nel senso, tu ti carichi una sola volta il data entry e quel data entry lo puoi utilizzare per tutti i tuoi channel. Cioè, lo puoi utilizzare sia per la piattaforma B2C, lo puoi utilizzare per Amazon UK, Amazon Germania. Sì, con un click tu entri lì e ti gestisci tutto, quindi soprattutto ti va a gestire quello che è la problematica legata al turnover di magazzino. Quindi se io ho 10 maglie rosse e voglio vendere quelle 10 maglie sia sul mio sito B2C, ma poi voglio venderle anche su Amazon UK, Amazon Francia, eBay Italia, eccetera, eccetera, se una maglia sarà venduta su eBay Francia, tutte le maglie scaleranno a 9, ok? Quindi questo... Certo, non è molto complicato dal punto di vista tecnologico, cioè è uno dei motivi perché noi siamo entrati nel Magic Quadrant. A livello anche di creazione del data entry per quanto riguarda i marketplace, sai perfettamente che Amazon richiede una serie di cose, EMEA, bullet point, eccetera. Tutte quelle cose nel nostro data entry sono presenti. Quindi questo è un tema quando io parlo di integrazione. Per quanto riguarda la fatturazione, noi come la gestiamo? Cioè, la piattaforma ti permette di far quello. Ovviamente non siamo noi ad aprire partite IVA per tutti i clienti. Sappiamo che ci sono anche delle limitazioni, appunto soprattutto sulla PMI italiana, sempre questo tipo di difficoltà. Per esempio, in Francia, superati 25.000 euro, sei costretto ad aprire una partita IVA. Le normative cambiano ogni giorno e aprire partite IVA solo per tutta l'Europa costerebbe circa 30.000 euro. Questo è un esempio che io faccio sempre. Allora, io quando dico che noi siamo nati con una soluzione scritta per il commerce manager è proprio questa, cioè noi abbiamo una sorella che fa parte del gruppo Kumo, che è basata a Torino, che si chiama Zero Grey, e fa proprio questo tipo di servizio. Quindi loro hanno un servizio di fatturazione e i clienti che hanno voglia, che sono piccoli, magari non hanno la necessità di aprire una partita IVA per ogni paese, si appoggiano a Zero Grey e attraverso Zero Grey loro fatturano per conto dei clienti. Quindi è una società che inizialmente faceva da... Esatto, è una società che faceva inizialmente, era una web agency, poi il founder italiano, ha aperto a Dublino 8 anni fa, noi siamo diventati tecnologia, quindi a Dublino io gestisco tutto ciò che è tecnologico, però a Torino è rimasto tutto ciò che è funzionale e collaterale all'e-commerce, quindi appunto fatturazione, logistica. Noi siamo anche integrati a PWS, che è una logistica basata a Parma, di proprietà per l'80% tedesca, quindi qualora il cliente abbia l'esigenza di fare full service, attraverso la logistica possiamo utilizzare anche... possiamo gestire questa parte qui. Il discorso della logistica, se avete il servizio che il cliente può scegliere lo spedizioniere da cui vuol ricevere la merce, oppure la gestite in modo centralizzato e la scegliete voi?
Allora, se il cliente chiede il full service, c'è questa società sorella che fa questo. Il mio core business è ovviamente il software, cioè noi siamo nel Magic Quadrant, siamo diciamo nella soluzione in cloud, in SaaS, accanto a Magento, ok? Magento è una soluzione open source, noi siamo stati messi nel quadrante esattamente come soluzione enterprise in cloud e in SaaS. Quindi la tecnologia la gestiamo noi. Se c'è bisogno di un servizio aggiuntivo, appunto fatturazione, perché dice io fatturo online 2 milioni, non posso permettermi di investire 30.000 euro solo per aprire partite IVA in tutta Europa, allora io do il contatto di Zero Grey, che è una società che è sorella, e quindi loro li gestiscono questa parte, anche per la logistica. Cioè nel momento in cui il cliente dice Anastasia, io non voglio occuparmi della logistica in una prima fase, perché appunto come dicevamo anche durante lo speech, la logistica B2C è completamente differente rispetto a quella B2B, non sono pronto, voglio aspettare, magari lo voglio fare tra un anno, allora io suggerisco Zero Grey per il mercato italiano. Io, avendo una visione un po' più internazionale, colleghi internazionali, devo dire per mia sfortuna i miei colleghi sales che lavorano per UK, per la Spagna, Irlanda eccetera, sono molto più fortunati, perché il business lì è più grande, quindi le aziende sono già organizzate su questo, quindi il percorso che poi si arriverà a fare è in questo, diciamo, Giovanni Mieda, che è il founder, è stato abbastanza visionario, proprio le aziende quello che faranno, che poi a un certo punto esternalizzeranno. Quindi partono con l'outsourcing, quindi dicono non è un mio problema, occupatene tu al 100%, quindi ho bisogno della piattaforma, sì, ma ho bisogno anche della logistica, della fatturazione, del customer care, però poi a un certo punto quando il business cresce ovviamente tendono a internalizzare i vari servizi, quindi internalizzano prima il customer care, poi la logistica e infine la fatturazione, perché è sempre la cosa più complicata da internalizzare. Non so se ho risposto a... Grazie. Altre domande? Tutto chiaro? Accidenti, nessun'altra domanda, non ci credo. Ah, lo dicevo che c'era, era solo un po' nascosta. Arrivo. Buongiorno, grazie per la presentazione. Mi chiedevo, siete integrati ovviamente anche con i CRM, credo. Allora, noi abbiamo un plus che noi sì possiamo integrarsi con vari CRM, per dirti uno dei CRM con cui ci siamo integrati molto spesso, soprattutto su clienti un po' più internazionali, VD Morrison, Havaianas, eccetera, e Salesforce, quindi siamo anche integrati con Salesforce, ma abbiamo anche un CRM interno, quindi per una soluzione PMI è perfetto, perché il nostro CRM, poi magari se avete voglia ci scrivete, facciamo una demo, ti dà la possibilità di vedere proprio lo storico degli ordini, lo storico delle conversazioni, e la bellezza del nostro CRM che è anche integrato a Amazon eBay, quindi tutti i ticket che arrivano da Amazon eBay finiscono sul nostro CRM, e questo è un plus. Sapete perfettamente che i marketplace ti premiano per tre motivi: il primo è quanto il brand, insomma, quanto il brand è riconosciuto e quanto può vendere; il secondo è quanto sei veloce a spedire; il terzo è quanto sei veloce a rispondere. Quindi questa soluzione di CRM interna alla tecnologia ti permette anche di far questo. Per quanto riguarda le integrazioni con ERP, quindi con sistemi di magazzino, lì ci sono due modi. Il primo modo è, noi abbiamo le API e tutta la documentazione presente sul sito, potete vederla. Ci sono due modi, quindi o l'ERP si integra a noi, o siamo noi a integrarci all'ERP, o si fa insieme, quindi si definisce un flusso, soprattutto se l'ERP, purtroppo in Italia io ancora mi trovo con tanti ERP old school che non hanno le API aperte e si integrano solo tramite FTP, quindi in quel caso quello che andiamo a fare è definire un flusso di integrazione insieme e poi integrarci. Certo. Cioè gestite anche il discorso Amazon, perché Amazon, io parlo di Amazon che abbiamo una grande esperienza in quello. Uno può spedire o con un servizio, potrebbe essere il vostro, in modo indipendente, o utilizzando la loro logistica. Esatto. Tutto il flusso dati comunque arriva e può essere gestito direttamente dalla piattaforma, quindi gli ordini, fatturazione, tutto quanto. Esatto. Anche se arriva dalla loro logistica. Dalla loro logistica? Sì. Sì, bisogna integrarsi con la loro logistica, cioè nel senso sì. Questo è quello che bisogna fare, cioè sì. Se la logistica è a Parma, perché la logistica di Amazon è veramente accanto a PWS, diciamo la logistica con cui noi siamo integrati, PWS, e
sono praticamente vicini, sono, quindi li vedo sempre, quindi sì, assolutamente. Quindi anche quella internazionale, sì, o solo? Oh, okay. Assolutamente. Oh, grazie. Altre domande, riflessioni, contributi? Ci siamo, siamo, perfetto, state veloci. Allora, grazie mille ancora. Grazie ragazzi. Grazie mille ancora a tutti. Buon una party. Buona serata, un bel applauso.